Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Era da tanto che non ci vedevamo, era da tanto che non registravo un video e la causa è stata questa. Come avete notato, ho cambiato il mio studio, ho cambiato direttamente casa, quindi ho dovuto un attimo traslocare e questo mi ha tolto molto tempo e quindi non sono riuscito a registrare con la costanza che ho avuto prima. Adesso che sono riuscito a sistemarmi, che sono riuscito a ricreare lo studio come volevo io, rinizieranno tutti i video, spero settimanalmente. E come notate è cambiato praticamente tutto rispetto a prima, a parte il computer, il microfono per le live, che non ho mai fatto, ma prossimamente spero di farcela a portare delle live anche su Twitch. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di andarvi già ad iscrivere al canale Twitch, perché prossimamente spero di riuscire a portare anche delle dirette, magari una o due volte a settimana. E quindi il microfono me lo tengo buono per le future dirette. Sono riuscito ad installare un bel po' di LED, la striscia che vedete dietro, che purtroppo la fotocamera, per riuscire a mettermi a fuoco, ad avere la luce giusta, perde un po' il colore del LED posteriore, e spero che sia uscita una bella cosa. E commentate pure qui sotto nei commenti cosa ve ne pare il nuovo studio. Giusto per raccontarvi cosa è successo, come prima cosa sono andato a scegliere la scrivania, non guardate un bel po', alla fine ho optato per questa. Inizialmente non volevo neanche fare i video come li facevo prima, quindi con la scrivania posteriore, ma lasciare lo sfondo dietro al computer in modo tale da posizionare la fotocamera dietro al computer, lasciarla fissa là per essere più comodi. Ma ancora non sono riuscito a trovare uno sfondo che vada bene e allora ho optato per il vecchio sfondo, per il computer con quello che ci sta dietro. Vi faccio giusto vedere qualche clip di quando sono andato a montare la scrivania. Siccome è stato l'unico momento che ho filmato un po' di volte e me la sono montata anche da solo, le oltre alla scrivania, le cose importanti che sono da mettere sono i LED posteriori dietro la scrivania e dietro al muro. Ho sistemato giusto un po' i cavi, anche se in realtà adesso nella parte del computer non si vede quello che c'è dietro, e giusto per abbellire un po', per appagare la vista, diciamo, li ho sistemati, e quindi questo mi ha portato via tantissimo tempo. Detto questo, non dimenticatevi di dare un'occhiata al mio canale Twitch, è work in progress ancora, ma se vedo che qualcuno di voi si iscrive al mio canale, che vi lascio il link qui sotto in descrizione, potrebbero iniziare il prima possibile le live. Siccome è una cosa che da tanto che voglio fare, e vi annuncerò direttamente sul mio profilo Instagram quando ci sarà la live, perché faccio abbastanza fatica a programmarle tanto prima, ma magari ve lo dirò uno o due giorni dopo. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Questa volta non sono andato a dirvi tante cose, ma vi dico che prossimamente usciranno anche nuovi contenuti, nuovi test bike, biciclette che finalmente sono riuscito a testare dopo tanto tempo, e prossimamente ve le porterò. Commentate qui sotto nei commenti cosa ve ne pare del mio nuovo studio, se c'è qualcosa da migliorare, se c'è qualcosa che vi piace, se c'è qualcosa che non vi piace, secondo voi andrebbe migliorato, scrivetelo pure qui sotto nei commenti, che così lo prendo in considerazione. E se non l'avete ancora fatto, ricordo di iscrivervi al canale e suonare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.